Passata la nottata, di violenti temporali si contano i danni. L'intervento più significativo dei vigili del fuoco di Arezzo è stato quello sull'abbadia delle Sante Flore e Lucilla, in pieno centro storico. I vigili sono intervenuti con l'autoscala per mettere in sicurezza la parete esterna dell'antico edificio. Tanti allagamenti in strada e negli scantinati, soprattutto nelle ore notturne. La situazione più critica si è registrata a Tuori, piccola frazione nel comune di Civitella in Val di Chiana. A causa della violenta pioggia e del forte vento, un albero è caduto sulla sede stradale, bloccando la circolazione e provocando alcuni danneggiamenti ad una grondaia. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla rimozione del tronco e a ripristinare la viabilità. La pioggia abbattente ha reso impraticabili alcuni sottopassi cittadini. Segnalazioni sono arrivate dalla zona di Pescaiola, la via Calamandrei, così come nella zona di Pontachiani e Ceciliano, dove l'illuminazione pubblica è venuta meno a causa di alcuni blackout dovuti a fulmini caduti nelle immediate vicinanze. Il bel tempo però è tornato nella mattinata di sabato ed ha permesso quindi di ripristinare quanto era stato danneggiato dal vento, soprattutto in termini di alberi e rami caduti che avevano reso impossibile il transito dei veicoli su alcune arterie principali della città e della provincia di Arezzo.